Si è accennato prima il rapporto con le grandi aziende. Pubblica amministrazione, che cosa, come deve, su quale binario deve correre questo rapporto? Per grandi aziende intendiamo ovviamente i colossi cementieri, ma non solo, perché poi ci sono comunque realtà cresciute negli anni che si rapportano, con la pubblica amministrazione. Si diceva nelle precedenti puntate, spesso ci si dimentica del piccolo, però intanto come deve essere il rapporto con chi rappresenta un po' il punto di riferimento? Prima con una battuta Pierotti diceva non è solo se Montechigiano, in mezzo c'è qualcos'altro, ma intanto con queste realtà la pubblica amministrazione che deve fare? Difficile, no? Qualcuno che dica chiudiamo i cementifici perché così siamo più belli. È la storia produttiva, è la storia di tante persone, non può essere solo una storia, deve essere anche un futuro. Quello con cui noi siamo un po' diversi è proprio sul modo di rendere partecipi le persone rispetto allo sviluppo, a quello che succede anche attorno a queste due realtà, ma in genere la città è su questo che non riesco a spiegarmi con Guerrini. Allora, esempio sciocco, brucio combustibili. Lo so se fa bene? Io non lo so. C'è chi lo sa? Sì, probabilmente sì, c'è un modo per saperlo. Allora, se non si sa, intanto prudenza, fermo, non brucio niente. Se io porto in casa una stufa, no? E mia moglie dice ma fa bene o fa male, andiamo da chi lo sa, fa male, fa bene, mi fermo intanto, stabilisco, informo, perché questo livello di informazione è assolutamente mancante su sta cosa. E poi chiedo anche ai cittadini di esprimersi, ma non per demagogia o per fare le pecore di un gruppo. In questa situazione, quando Guerrini dice un vescovo, sì, un vescovo, scusate, Freud era un grande. Ci potrebbe stare. Chissà. Un sindaco, inteso come dice lui, un principe vescovo, non ascolta e basta, non ascolta solo per democrazia o per avere idee. Scusate, un vescovo fa questo. Un sindaco che ha nella testa l'idea di far rientrare le persone dentro le decisioni, ascolta, li rende partecipi e li rende protagonisti. Una battuta sull'opinione sul commercio. Ha ragione, uno deve limitarsi, ma poi quando mi parte la scheggia, per me è complicato contenermi. Il discorso del commercio, e chiudo, manca totalmente il piano del commercio, no? Allora, l'idea di pensare al commercio non solo come un'ulteriore risorsa, ma come un punto strategico, poi quando ci saranno incontri sui piani regolatori questo sicuramente verrà fuori, ma perché il piano regolatore non è solo un problema di dove costruisco le case, ma che tipo di città penso e anche che tipo di commercio. Altrimenti i centri commerciali rischiano di diventare il punto di ritrovo alternativo a una socialità che non c'è più.